sul vassoio più di mezzo milione di euro con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza in base ai più moderni standard antisismici per quanto riguarda gli edifici pubblici, scuole in particolare e anche nel caso specifico di Montorso, dove in due diversi step si eseguiranno i lavori richiesti per adeguare la scuola media Achille Beltrame e la palestra comunale Attigua. Quest'ultima avrà la precedenza iniziando i lavori in agosto con l'obiettivo esplicito di completarli in tempo utile per la stagione sportiva 2021-22. Per lo stabile che ospita le classi delle scuole secondarie di primo grado si attenderà il mese di dicembre, procedendo senza necessità di interrompere le lezioni. La cifra stanziata dai fondi pubblici previsti per le operazioni di adeguamento sismico ammonta a 550.000 euro. Da ricordare che la struttura indoor, dedicata alla pratica di diverse discipline vicina allo stadio comunale, serve sia gli utenti della scuola che gli atleti della polisportiva locale La Contea. Nell'edificio scolastico, spiega il sindaco Diego Zaffari, i lavori proseguiranno senza interferire con il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine abbiamo già fatto un paio di incontri con la dirigenza scolastica allo scopo di organizzare le varie fasi del progetto con i minimi disagi possibili.